giunti dov'era di caffè impiantato, prese la zampa e si mise a insegnare dicendo: così viene fatto il carpinato e le piante di caffè di non tagliare. Con pochissima scuola fu imparato che consistea sol l'erbe tagliare. Fu allora che io esclamai: or io destino ingrato, anche qui mai la zappa ridonato. Per 10 mesi fui esercitato in quel lavoro con poco prodotto. Allora ci si accorse del piano sbagliato, nemmeno non era da giocare all'otto. D'andar via da lì fu progettato, che il padrone in finanza era al di sotto. Fatto i conti, regolato ogni guadagno, eran 600 lire quel risparmio. 2 giorni si impiegò senza alcun lagno a trasferirsi in un'altra fattoria. Anche lì si trovò scarso guadagno, tutto era disposto in simmetria. Circa 3 anni si fe sosta al bagno, tale era il nome della fattoria. Con quel padrone più non ci si prese, tutti decisi di cambiare paese. Per la lunga non andò tra pochi mesi, alquanto distante si fu traslogato, ma ovunque si puntava erano intese, quei tariffe ne aveano cambiato. O America, qual dotto profese delle tue posizioni emancipato, da te saper vorrei quale vantaggio hanno i migranti ospiti in randaggio. A me rappresentava un gran disagio. Vidi Ramingo, genitori e prole. Vi era una povertà che solo un saggio a descriverla saprà trovar parole. Tutte deserte, senza alcun villaggio, dove sacrificai dell'anno il fiore. Avevo appena raggiunta la ventina. Mi innamorai di una toscanina.